ospite di un libro edito nel 2014, La Matrix Europea. L'autore è il giornalista Francesco Amodeo, che ripercorre in modo documentato la nascita dell'Unione Europea. Egli dà un'interpretazione, per il vero, abbastanza originale, ma supportata da documenti, di come l'Europa sia sorta e, più che un'Europa di popoli, è stata soprattutto un'Europa sorretta da interessi finanziari. L'autore critica molto l'attuale sistema monetario, la circolazione dell'euro, che di fatto ha annichilito le economie di molti paesi, per poi alla fine supportare gli interessi di poche elite. Dunque, un'Europa di interessi finanziari, non un'Europa di popoli. Su queste tematiche il Movimento 5 Stelle ha già per il passato detta la sua. Di fatto si pensi a quanto è stato scritto sul blog di Beppe Grillo relativamente al signoraggio bancario. Noi comunque del Movimento 5 Stelle continuiamo a credere che l'Europa debba essere costruita nell'interesse dei popoli e non già nell'interesse dell'elite. Ciò nonostante, sentire l'opinione di Francesco Amodeo, un convegno che si svolge nel Salone Borbonico di San Nicola la Strada, può essere estremamente utile, perché verranno dette cose che altrove non sono state dette e l'opinione pubblica potrà confrontarsi su questi temi maggiormente informata. Il convegno ha avuto una ripresa video che è divisa in due parti, cioè che si è svolto, ripeto, nella cornice del Salone Borbonico di San Nicola la Strada e si è svolto per circa di 2 ore, quindi è stato necessario doverlo tagliare e lo potrete vedere cliccando il